Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Prima di cominciare il video vi volevo fare i miei più cari auguri di buona Pasqua a voi e alla vostra famiglia, amici, chi più ne ha più ne mette, quindi un bacione. Come sicuramente avete detto dal titolo, sono tornato con un nuovo video sui tatuaggi, perché 2 mesi fa ho fatto appunto i miei ultimi 2 tatuaggi sui gomiti, che sicuramente avete intravisto magari in qualche video, in qualche foto, in qualche Instagram stories, però non ve l'ho mai parlato. Perché? Perché comunque sono 2 tatuaggi molto 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 personali, non che quelli che io già avevo non erano personali, intimi, privati, tutto quanto. Però ecco, questi riguardavano una parte molto molto più intima di me. E quindi appunto ero un po' restio sul parlarne, infatti pochi sanno realmente il loro significato, ecco. Però appunto oggi sono qui, ho preso tra mille virgolette coraggio per parlarvene. E quindi appunto sono qui a fare questo video. Allora, sono ovviamente 2 scritte, però ho in progetto una cosa sempre riguardo l'ambito tatuaggi che riguarderà poche scritte, quindi ci saranno molti più disegni in futuro, tra cui un paio tra poco. E appunto sono 2 scritte sui gomiti. Nel gomito destro c'è scritto atelofobia e su quello sinistro c'è scritto autofobia. Come si può dedurre, sono 2 nomi di paure, ovvero l'atelofobia e la paura di non essere abbastanza, mentre l'autofobia è la paura di essere solo, ma non nel senso, come posso dire, fisico, tra virgolette, ma nel senso sentimentale, insomma. Non che riguarda solo l'amore, ma che riguarda anche amicizia, famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Non ve ne parlerò nel dettaglio, perché comunque, ripeto, sono 2 tatuaggi molto, molto, molto personali, e quindi non voglio entrare troppo nei particolari, però ecco, vi spiegherò a grandi linee la motivazione per cui l'ho fatti. Alcuni mi hanno detto: ma non hai paura che magari la gente che ti vede questi 2 tatuaggi possa usare queste 2 paure per farti del male? Sì, ci ho pensato sinceramente, perché comunque una persona cattiva può, vedendo che tu hai questa debolezza, può usarla a sua volta contro di te. Però sono arrivato a un punto della mia vita dove ho, tra mille virgolette, accettato che ho queste 2 paure e che comunque in qualche modo fanno parte di me, che lo voglio o no, e quindi ho voluto imprimermele nella pelle, o comunque sulla pelle, in un certo senso farmi forza e dire: ok, ho queste paure, ma non devono in qualche modo compromettere la mia vita, diciamo. Adesso vi spiego un attimo cosa sono, tra virgolette, per me queste 2 paure. Allora, la telofobia, ovvero la paura di non essere abbastanza, è data dal fatto che io, nella maggior parte delle circostanze, o comunque nella maggior parte delle situazioni in cui mi trovo, tendo a pensare sempre che quello che faccio non sia mai abbastanza, soprattutto per le persone a cui voglio bene, a cui tengo, in quanto ho paura di deluderle, di poterle deludere in qualche modo, e anche se dall'altra parte so che comunque non è così, però io comunque dall'altra parte vivo sempre quella paura di non essere abbastanza, di non fare abbastanza per quelle persone, quindi non farle sentire importanti come io vorrei. Mentre appunto l'autofobia, ovvero la paura di rimanere solo, ripeto, non è il essere solo, per esempio stare a casa da solo o robe del genere, perché comunque non ho paura di quello, perché comunque io sto tranquillamente a casa da solo. Mi piace comunque delle volte starmene per i fatti miei da solo, non è assolutamente quello, ma ho paura che, cioè, sono 2 paure comunque collegate, cioè sono una la conseguenza dell'altra, diciamo. Quindi appunto, avendo paura di non essere abbastanza e di non fare abbastanza, automaticamente ho paura poi di rimanere solo. Ci sono 2 paure, c'è l'autofobia e la monofobia. Appunto, l'autofobia è la paura di rimanere solo, mentre la monofobia è quella di essere solo. Quindi appunto io ho paura del, come posso spiegarvelo, cioè ora ho qualcuno, ho paura di perdere qualcuno, mentre la monofobia è proprio la paura di essere soli, che sembrano uguali ma non più di quel tanto. Adesso è un discorso un po' complicato, che io sono appunto documentato e tutto quanto, però ecco, io sono autofobico, non monofobico, ecco. E quindi appunto queste 2 paure sono collegate l'una all'altra. So che possono sembrare 2 paure frivole, stupide, ok, però ognuno ha le sue paure. C'è chi ha paura dei ragni, chi come me ha paura anche delle cavallette, però ecco, non mi sembra il caso di
farmi scrivere la paura delle cavallette, perché quella è una paura molto più frivola, ecco, quella obiettivamente sì. Però ecco, io sono dell'idea che ogni paura, per chi non vive queste mie paure, magari dall'altra parte possono sembrare paure stupide, paure frivole, mentre dalla mia parte, che comunque vivo questa cosa, per me sono delle cose allucinanti, come per esempio il fatto che, ormai sapete che col fatto che dovrò subire un'operazione al naso, io avendo il setto deviato tendo ad avere il naso un pochino più storto verso sinistra. Io vivo questa mia cosa in modo bruttissimo. Magari una persona che non vive una roba così dice: vabbè, cioè non è niente di che, c'è di peggio. E sono consapevole che comunque c'è di peggio. Però ecco, se si vive in prima persona quella situazione, quella paura o quella tot cosa, è ovvio che automaticamente la persona la vede come la cosa più tragica del mondo. Io so che le mie paure sono, alla fine della fiera, paure stupide, perché non ho mai avuto, grazie a Dio, qualcuno che mi dicesse: guarda, non sei più abbastanza, non hai fatto abbastanza per me, mi hai deluso. Non l'ho mai avuta una persona che mi ha detto cose così. Però comunque per me sono due cose, wow, enormi. Quindi ecco, per quanto mi riguarda, vi ho parlato veramente veramente tanto di questa cosa. Non pensavo di fare tutto questo discorso tutto contorto, tutto strano. Adesso non so quanto uscirà lungo questo video, anche perché io ci provo a fare i video lunghi, ma non mi esce, non so per quale motivo, perché a un certo punto io non so più che cosa dire, quanto io voglio parlare tipo a macchinetta, però poi automaticamente quando spengo la macchina fotografica mi vengono in mente anche 1500 cose che vi vorrei dire, però ormai il video l'ho già montato. Quindi ecco, vi chiedo scusa se non ve ne ho parlato prima, però ecco, volevo prendermi un attimo di tempo per parlarvi di questi due tatuaggi. Io comunque spero che vi piacciono, nel senso per quello che riuscirò a farvi vedere nelle foto, ecco. Però ecco, vediamo se riesco a farvi vedere. Qui sono questo e questo qui, sono due semplicissime scritte, non so se si possa vedere, e sono tipo in carattere macchina da scrivere, e l'ho fatto sui gomiti, non so neanche io perché sinceramente, boh, mi piaceva come posizione, e vi posso assicurare che questi sui gomiti mi hanno fatto un male atroce, soprattutto il sinistro. Io non ho mai perso sangue per tatuaggi, mai, questi ne ho persi, diciamo, un botto, esagerato, però comunque stavolta un po' di sangue l'ho perso, ecco. Però niente di che, ragazzi, assolutamente niente. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale, escono video ogni settimana. Vi ricordo di attivare la campanella, perché YouTube sta facendo un po' il bastardello in questo periodo e quindi non manda le notifiche agli iscritti. Quindi mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi neanche un video. Nell'info box trovate il link a tutti i social a cui sono iscritto, soprattutto Instagram, che è il social dove sono più attivo e l'unico che uso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!